benvenuti su Mitico Channel e a un tè con Rosanna. Siamo sempre ospiti degli studi del Foggia Village Conart. Stasera ho il piacere di presentarvi e chiacchierare e bere una buona tazza di tè con un giovane, giovanissimo scrittore foggiano, appena 24enne, Simone Formica. Buonasera Simone. Ciao, buonasera Rosanna. Benvenuto. Grazie, è un piacere essere qua. È il piacere nostro soprattutto perché sei così giovane e hai già scritto un romanzo, infatti il romanzo di cui parleremo stasera è Mighty Slayer. Simone, spiegaci il titolo subito. Allora, il titolo è la traduzione letterale del possente assassino, che poi spiega un po' tutta la trama del libro. E il motivo per cui l'ho scritto in inglese anziché in italiano è perché mi piaceva proprio il modo in cui suonava. Poi, visto che siamo un paese un po' esterofilo, Bene. Ci piacciono più le cose inglesi, americane. Questo è anche il motivo per cui lo stesso nome dei protagonisti è in inglese. E sono tutti in inglese. Facciamo un passo indietro e conosciamo un po' Simone. Abbiamo detto che è di Foggia, giovanissimo, diplomato al liceo scientifico, sì. Comincia la carriera universitaria e poi scopre di avere questa grande passione per la letteratura, sì. Per la scrittura. Come è accaduto? Allora, la storia parte molto da lontano. Da lontano. Perché inizialmente sono stato sempre un bambino molto bravo a scuola, un adolescente bravo a scuola, soltanto che per, diciamo, l'italiano scolastico non andavo molto forte, finché a un certo punto della mia vita un mio amico mi ha fatto iscrivere a un forum online in cui mi ha detto c'è questo gioco in cui puoi far vivere dei personaggi in ambientazioni fantastiche dove ci sono dei ninja, dei guerrieri. Io dico molto bello, ero un appassionato di videogiochi, finché non scopro che per far vivere queste persone dovevi descrivere le loro azioni, ecco. Scrivendo. E così è nato tutto, da scrivere due righe per descrivere una qualsiasi scena di vita quotidiana, ho cominciato a scrivere pagine e pagine semplicemente per raccontare, ad esempio, il bere una tazza di caffè o qualsivoglia azione. E così è nata la passione per la scrittura e così sono migliorato anche a scuola, perché dal prendere 5 in italiano ho iniziato a prendere 8, 8 e mezzo. Quindi è la pratica che ti ha reso, sì, più bravo. Sì, sì, davvero. Successivamente, durante le pause studio all'università di giurisprudenza, ho detto ho una storia in mente, la scrivo. E così ho cominciato, finché poi gli esami mi hanno costretto a fermarmi per un po' e a ricominciare in seguito. Dopo un anno l'ho ripreso, ho detto ma questo libro l'ho scritto davvero io, e quindi l'ho migliorato, l'ho ampliato e così è nato. E quindi hai scoperto che funzionava, sì. Ed è nato The Mighty Slayer. Simone, il tuo romanzo dici che è genere thriller-avventura. Sì. Io ho trovato dei riferimenti al fantasy anche, mi sbaglio? Allora, diciamo, per certi versi sì, non c'è la presenza di draghi, di mostri, demoni, però parliamo di un mondo altamente distopico che mi auguro non esista mai, con personaggi comunque sia estremizzati, perché il protagonista è un assassino, parte come un ragazzo normale, uno studente anche lui, diventa un assassino, si trasforma poi in un assassino con spade, pistole, di tutto. Ma c'è anche l'elemento sovrannaturale, perché ci arriviamo con calma, ma proprio il protagonista ha una forza sovrannaturale, sì. Anche nonostante tu spieghi attentamente come si formi, si alleni, attraverso quali metodiche, però diciamo che le avventure del protagonista sono sovrannaturali, sì, non sono reali, quindi sì. Io ho sicuramente, facciamo rientrare il tuo romanzo nel genere thriller, perché sì. Lo è, ma c'è anche del fantasy, sì. Secondo me. Diciamo che si parla proprio ai limiti dell'immaginazione, sia per quanto riguarda le vicende narrate, sia per quanto riguarda la forza del protagonista. È anche il genere che tra i ragazzi tuoi coetanei è quello più in voga oggi, vero? Sì, lo troviamo più spesso nei fumetti, io difficilmente l'ho visto nei libri, però dal momento che non so disegnare ho preferito scrivere. Soltanto scriverlo.
Eh sì, perché comunque sia lui è un assassino, ma non è un assassino consuetudinario, un killer. non è. È proprio un uomo mascherato, guardato di tuta tattica, volto celato, nessuno conosce la sua identità. Potremmo dire che somiglia molto a un eroe, ma in A un realtà non è. supereroe, anche se non è In realtà la supereroe. definizione esatta è quella di antieroe, perché Antieroe. lui agisce per il bene, ma sfruttando un po' il Il male. male. Bene, partiamo dal protagonista, appunto, perché il romanzo gira tutto attorno alla figura di questo protagonista, il cui nome è Simon Hunt. Ci dici chi è Simon Hunt? Allora, questa domanda ha diverse risposte. Quella a cui mi viene da rispondere per prima è il. Facendo un po' di attenzione si scopre che Simon Hunt è la traduzione di Simone Formica, che è il mio nome. Questo perché questa storia parte da un Simone Formica bambino, quello sognatore, lo sono sempre stato, ma quello che a 5 anni si sdraiava sul letto con un pupazzetto in mano, immaginava di salvare donzelle in pericolo, di combattere per un bene superiore. Alla fine però scrivendolo a 20 anni le tematiche sono cresciute, di Si sono conseguenza si sono evolute. evolute, per questo non era più il paladino senza macchie e senza paura, ma era un eroe con dei caratteri un po' più cupi, un po' più noir. E infatti, il romanzo parte con la conoscenza di questo ragazzo, Simon Hunt, che è un ragazzo a cui non manca nulla, una bella Sì. famiglia, un posto in società di rilievo, ricchezza, soldi, bellezza, e che poi all'improvviso, per un caso, un accidente, viene coinvolto in un, beh, non si capisce bene, ma in una sorta di tragedia Sì. che lo porterà a perdere tutto ciò che aveva, tutto ciò che ha costruito, e a trovarsi in una realtà appunto distopica, come ci diceva prima Simone, perché una società che è una realtà proiettata verso il male, verso la crudeltà, verso l'orrore, e lui sarà il primo a farne le spese. E tutto il romanzo scorrerà attraverso queste forme di violenza, che vedranno appunto questo antieroe, come ci diceva Simone, combattere però contro il male. E quindi anche nel tuo caso c'è la formula classica del romanzo: il protagonista, gli antagonisti, perché gli antagonisti Sì. sono più di uno, combatterà davvero con tutte le forze del male, e l'oggetto del desiderio, che forse è la libertà. Sì, che è specifico proprio nel sottotitolo per l'appunto, perché comunque la trama si sviluppa in un modo molto particolare. Lui, essendo un ragazzo a cui non mancava niente, non aveva assolutamente la necessità di combattere, soltanto che perdendo tutto si trova alla fin fine in circostanze completamente negative, per cui successivamente lui diventa questa sorta di antieroe. Scusami, sono un po' perso nella domanda. Bellissima questa. No, no, non ti sei perso. Stavi appunto spiegando per quale fosse l'oggetto del desiderio, il sogno della Ah, libertà, sì, della perché lo dici, libertà. è già nel Sì, perché sottotitolo. per l'appunto lui tecnicamente parte da Perde la un concetto. libertà. Perde la libertà, parte da un concetto di vendetta che poi si trasforma in un fine superiore, quindi Sì. il suo desiderio di vendetta individuale diventa il desiderio collettivo di raggiungere La la libertà. libertà, perché appunto si parla di popolazioni che sono ridotte in Sì. schiavitù da questo genio del male, genio del male, un uomo appunto che governa questa realtà, questo mondo Sì. parallelo alla nostra realtà attuale. Infatti spazio-tempo sono indefiniti, non ci Sì. sono dei parametri che ci permettono di ricostruire anche gli spazi reali. Ebbene, appunto, c'è questa lotta continua. Quando si comincia a leggere, e perlomeno per un adulto quale sono io, si rimane disorientati dalla grande violenza. Eppure poi queste pagine ti prendono, queste scene a ritmo serrato, perché il ritmo con il quale narri è davvero serrato, ti prendono a tal punto che devi arrivare alla fine del libro per capire che cosa succede. E chiaramente un finale che sicuramente è triste, ma rappresenta anche il lieto fine. Sì, allora c'è un duplice significato nel finale che non voglio spoilerare, come si dice,
dimostra che non tutte le storie possono necessariamente andare completamente nel verso giusto, se non che lui comunque alla fine raggiunge il suo obiettivo, anche se non completamente, viene lasciato anche un che di margine Per per una un'eventuale. evoluzione che in realtà già esiste, perché lo dico, esiste già Il sequel. un Quindi sequel. hai già scritto il secondo romanzo di Sì, questa. Quindi completamente. ci sarà la saga. C'è la saga, tecnicamente dovrebbero esserne tre. Il secondo è già completo. Il terzo, la storia c'è, ma ancora non è stata scritta. E sì, fondamentalmente c'è questo lieto fine che non lo è del Non è del tutto. tutto. Non lo è del tutto, ma per uno scopo ben preciso, che è appunto la continuazione della saga. Benissimo, e allora io adesso ti faccio una domanda in anteprima, visto che ho letto il primo romanzo, devo leggere sicuramente la trilogia che ti appresti a completare, ma l'amore lo troverà Simon? È un Devo romanzo in cui... spoilerare? Sì, tecnicamente sì, perché comunque lui nonostante sia un assassino, in realtà conserva ancora dei caratteri di Di umanità. umanità che nel romanzo si vede, si scopre, si cerca a tutti i costi di fargli far perdere, perché si Sì. trasforma questo ragazzo in una macchina da guerra, in una macchina da guerra capace di resistere e di superare ogni tipo di avversità Per l'appunto c'è un'unica cosa che lo lega ancora all'umanità. all'umanità. E io so qual è, e mi auguro che presto lo sappiano anche tutti i nostri spettatori, perché dovranno sicuramente acquistare e leggere il romanzo. In effetti la prosa è avvincente, è scritto come dicevo con un ritmo narrativo molto Sì. intenso che può sicuramente essere appetibile per tutta la grande serie di adolescenti e di giovani. Come si fa ad acquistare il tuo libro, Simone? Allora, si può acquistare a Foggia presso la libreria Patierno oppure direttamente dal sito internet ufficiale Il mio libro, che si è occupato proprio della stampa del libro stesso, oppure anche su IBS o su Amazon. Bene, parliamo quindi della stampa, perché tu sei un self-publishing, cioè hai fatto tutto da solo, hai scritto, hai pubblicato, Sì. sei la casa editrice di te Di me stesso. stesso, sì, è proprio lo slogan comunque del mio libro.it. Questa nuova realtà mi ha permesso non solo di scrivere il libro, io è proprio il motivo per cui l'ho scelta, mi ha permesso di scrivere, di impaginarlo, di fare una revisione mia personale, cosa che probabilmente una casa editrice non mi avrebbe consentito di fare. Quindi il libro è completamente mio, i crediti quindi sono i miei sul finale, come quelli del che appaiono sui titoli di coda di un film, e per l'appunto ho potuto gestire tutto da solo, la stessa copertina, le stesse scritte presenti dietro al libro, e quindi diciamo che è stata una scelta quasi obbligata, nonostante io mi sia comunque documentato all'inizio prima di arrivare a E questa scegliere, conclusione. ma avevi provato a inviarlo a qualche casa editrice o hai scelto direttamente di Allora, produrlo da io mi solo? sono informato davvero, davvero, davvero tantissimo su case editrici grandi, case editrici medie, case editrici piccoline. Diciamo che non ho trovato, ognuna di queste aveva lati positivi e lati negativi che non ho trovato invece in In queste, perché questa comunque la attività. gestione era tutta la mia, quindi qualsiasi tipo di errore sarebbe stato il mio, non sarebbe dipeso da altre persone. È stata praticamente una scelta proprio veicolata. Ponderata. E come si chiama il secondo romanzo? Ce l'hai già Allora, il titolo? il titolo è sempre lo stesso, è il sottotitolo che cambia. Va bene, Non non posso diciamo il dire. sottotitolo, però sappiamo che capitolo 2 della saga di Mighty Slayer è Esiste. appunto esiste, e quando pensi di pubblicarlo? Io credo verso aprile dell'anno Quindi prossimo. siamo vicini alla Sì. pubblicazione, nel frattempo continui a Sì. scrivere il terzo, per cui ti aspettiamo per parlare dei prossimi libri. Bene, Certo. allora salutiamo e ringraziamo Simone Formica, o Simon Grazie Hunt, perché è l'alter ego del suo personaggio in a te. un certo Esatto. qual modo, e diamo appuntamento ai nostri spettatori ad una prossima puntata di Un tè con Rosanna. Saluti da parte di Mitico Channel e noi siamo sempre al Foggia Village Conat.
Buonasera Simone. Ciao, buonasera.